si apre una fase importante per la vita della città dopo l'approvazione ieri del Consiglio Comunale del Piano di Riequilibrio, una pagina storica che ci fa uscire dal tunnel. Oggi è un segnale forte. Un segnale forte alla città perché ci vogliamo aprire ancora di più con Alessandra innanzitutto ai giovani. Quindi ci sarà un assessorato esclusivamente dedicato ai giovani, alla creatività e all'innovazione. Io penso che noi pensiamo che la creatività ha una grande forza culturale ma anche economico e sociale nella nostra città. Alessandra la saprà interpretare, ma soprattutto avrà quella capacità di aprire moltissimo, includere. Questa è una città che ha bisogno della partecipazione di tutti, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte. Poi anche la scelta di Carmine Episcopo, architetto, professore della facoltà di architettura, una persona che conosco da molti anni, che ha una grande capacità di interpretare quello che è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione, e mio in particolare, cioè un utilizzo partecipato degli spazi pubblici, lo spazio urbano, i beni comuni, i luoghi pubblici, gli spazi negati, la grande potenzialità politica che ha una concezione di questo tipo. Quindi abbiamo affidato a due persone giovani che non vengono dai partiti e dalla politica tradizionale un ruolo politico senza precedenti. Vediamo che cosa saremo in grado di fare, quindi siamo molto entusiasti, siamo molto carichi. Il percorso di ristrutturazione, di cambiamento non è terminato. Per adesso ci saranno insomma dei cambi interni di deleghe che sono abbastanza significativi, che consentono innanzitutto di dover distribuire la delega delle politiche sociali, che è una delega molto importante, come voi sapete, che per adesso viene distribuita tra l'assessore Pina Tommaselli e il vice sindaco. L'assessore Tommaselli per quanto riguarda le politiche familiari e tutto l'aspetto riguardante la pianificazione sociosanitaria, e il vice sindaco in via provvisoria in questa fase tutto l'aspetto che riguarda il welfare e l'immigrazione, che ovviamente seguirò anche io e seguiremo in diversi. Personale non lo seguirà più il sindaco, perché ho avuto questa delega per un periodo temporaneo, sarà affidata all'assessore Tuccillo. Soprattutto ci sono novità sul miglior coordinamento del lavoro tra i vari assessori, perché abbiamo in questo oltre anno e mezzo di amministrazione ho percepito che talvolta c'erano delle sovrapposizioni, deve essere più fluido e più circolare il rapporto tra i vari assessori, e poi ho chiesto a tutti uno sforzo maggiore di condivisione del lavoro con il Consiglio Comunale, che non è ancora soddisfacente per quanto mi riguarda il rapporto tra la Giunta e il Consiglio.